Diamone atto, loro che la saranno. Prego. Eccomi qui, Presidente. E mi consentite di dire, con un sorriso, memore di un'antica cordialità di rapporti, vorrei dire affettuosi, e di una reciproca stima. Mi sembrerebbe ingiusto iniziare questo processo senza evocare processi di altri tempi, di cui lei, qualcuno l'ha diretto. C'erano tre moschettieri, così li chiamavano: Mario, Giovanni, Pippo, e c'era Sandro dall'altra parte, c'era Dino, c'era Giulio, c'ero io. Io vado in vite con questo microfono. Non si sente. E allora vi ricordo, Presidente, che c'era un galateo di udienza, c'era cavalleria, c'era contrasto dialettico ad altissimo livello, e l'arbitro, il giudice, impassibile ma attento, coglieva ogni nostra parola, ogni nostro gesto anche, perché sapeva che dall'elevato contraddittorio delle parti la giustizia ne esce avvantaggiata e il giudizio degli uomini è più completo. Oggi non c'è più questo galateo giudiziario, questa cavalleria, questo scontro di intelletti, di menti, di cuore. Oggi è l'invettiva, quella che compare non solo al di fuori del processo e che ti aggredisce nella tua sfera più intima. Oggi l'offesa pronunciata da giovani esordienti è qui in aula. Leggo e finisco, Presidente, perché questa frase mi rimarrà sempre nella memoria con molta tristezza, perché questa sì non è degna dell'avvocatura. Gli imputati, sentite cosa si osa dire da parte di esordienti pratici del diritto civile non penale. Gli imputati hanno comunque scelto, con il supporto dei loro difensori, la più sprezzante, oltre che inutile e velleitaria delle possibili strategie e condotte processuali. Abbiamo visto la loro strategia. Hanno preso un testo, l'hanno scritto, l'hanno pensato, se lo sono fatti magari dettare negli studi e poi sono venuti qui a recitarlo. Sghembri ha fatto vedere chi è l'avvocato vero, ma lascio la parola a un pilastro del giornalismo, lo definirei così, Orio Vergani. In una sua bella prefazione al libro Le arringhe celebri, immagina questa scena e la descrive da pari suo. Molti millenni di anni fa, dice, gli uomini vivevano in caverne, vestiti di pelle, si esprimevano con linguaggi culturali, era l'albore della civiltà, ma non era ancora civiltà. E stavano questi uomini
portando al supplizio uno della tribù, dice Vergani, colpevole, a detta loro, di aver commesso un grave delitto. A un certo punto, dal fondo della caverna, si udì una voce. E questa voce disse: aspettate, ascoltatemi. Dice Orio Vergani, mille e mille anni fa nacque il primo avvocato. È vero. Noi rappresentiamo la voce libera. Noi siamo sempre stati la garanzia della democrazia, perché nei regimi totalitari la prima voce che si spegne è quella dell'avvocato. L'avvocato è il mezzo indispensabile per consentire a voi di rendere giustizia. Senza la mia ultima parola voi non potreste mettere una sentenza. Questo lo dice la legge. E noi siamo qui in nome della legge. Noi rappresentiamo il diritto sacrosanto di ogni cittadino, anche il più umile, anche lo spazzino, uso il termine volgare perché è significativo, anche la domestica, hanno diritto a una vera difesa qualsiasi sia il reato loro contestato. E hanno messo in dubbio, hanno criticato, hanno vilipeso, hanno offeso, hanno minacciato in ogni modo. Questa nostra funzione. Hanno gridato vergogna e vergogna la gridiamo noi. Siamo qui a compiere un dovere difficile, in una situazione difficile, con una sentenza che è già stata pronunciata al di fuori di qui mille volte e sempre unicamente sulla voce dell'accusa. Sul messaggio dell'accusa. Oggi finalmente voi avete cominciato a intravedere tutte quelle che sono le ombre, le enormi ombre di questo processo che io non esito a definire, per quanto riguarda le indagini, assolutamente dilettantesco. E poiché assumo la responsabilità sempre di quello che dico o di quello che faccio, vi porto un esempio. Vi par possibile che con un'imputazione così grave, pendente, con un massacro così sconvolgente avvenuto, si pensi d'andare a ispezionare l'autovettura di Olindo 15-20 un mese dopo il delitto? Nessuno che ha pensato di questi favolosi investigatori di passare il benedetto lumino subito in quell'auto, perché subito era stata facciata l'ipotesi da colui che intravede negli sguardi degli uomini la responsabilità, e sapete a chi io mi riferisco. Subito, dicevo, Olindo e Rosa sono stati sospettati dell'omicidio, hanno fatto irruzione i carabinieri la notte stessa nel loro appartamento, hanno guardato in ogni dove, hanno prelevato oggetti, ma guarda, poveretti, si sono dimenticati tutti che si poteva passare il luminol sull'autovettura. Ma che strano! E ci vengono a parlare di strategie processuali sbagliate coloro che hanno saputo soltanto recitare in questa parte un'accusa, solo accusa, chiedono perdono, invocano Dio. Invochiamo Dio per altre ragioni, e si ricordi che nostro Signore è il protagonista del più grosso processo ingiusto della storia. E non aveva avvocati. E poi un altro ricordo, Presidente, perché vede,
Sgembri il campo l'ha arato. Sgembri ha posto in luce nei minuti particolari le contraddizioni, le lacune, le improvvisazioni di questo processo che volevano che non si facesse. Però dicevano e dicono rito abbreviato. E allora questa mistificazione io la devo far finire una volta per tutte urlandola ad alta voce. Olindo e Rosa, quando si sono presentati avanti al giudice delle indagini preliminari, se avessero chiesto il rito abbreviato sulla scorta degli accertamenti monchi unilaterali dell'accusa, sarebbero stati condannati fatalmente all'ergastolo. E lei, Presidente di Camera di Consiglio, sono sicuro che lo dirà. E allora non c'erano alternative. Dicono, avrebbe avuto lo sconto di pena. Non sanno cos'è il diritto penale, non l'hanno capito, non l'hanno letto neppure, non sanno neppure leggere, non sanno che è dal 2001 che per i reati punibili con l'ergastolo non è più previsto lo sconto di pena, i 30 anni, ergastolo è, ergastolo rimane, ricordatelo e finitela con le pazzane. Non solo, isolamento diurno, non avrebbero avuto l'isolamento diurno, cianciano, l'isolamento diurno costoro lo stanno scontando ormai da 2 anni. E comunque, sia chiaro, per ragioni di umanità, l'isolamento diurno consente, assolutamente consente, a questi due poveri derelitti di potersi incontrare, come sperano e come vogliono, una volta alla settimana, e nessuno gli proibirà questo diritto. L'isolamento diurno consente loro anche di lavorare. Quindi sarebbe stato un processo che faceva solo comodo all'accusa. Ci seppellivano nell'ergastolo 2 persone, nessuno diceva niente, il difensore era un simulacro di difensore e poi ne parleremo. Abbiamo dato fastidio, perché siamo venuti qui a chiedere ragione di tanti errori. Vi hanno detto, incamminiamoci sul... Vi invito a incamminarvi sulla via dell'orrore e io vi dico, vi invitiamo a camminare sulla via dell'errore giudiziario che si sta per compiere. Subito. Per essere, ne brudicus, francamente, efficace. Per stampare nelle vostre menti e nei vostri cuori un ricordo processuale di cui non potrete mai liberarvi con tranquillità, se non colmerete con un intervento finale questa lacunosa istruttoria, e sarà una delle mie richieste, subito. Eccoli, un elemento processuale che è determinante per stabilire se Rosa e Olindo sono colpevoli o se sono vittime di un'accusa infondata, facile, troppo facile, perché a pensar bene due esseri così deboli, di cui poi parleremo psichicamente, erano e restano i soggetti ideali per prendersi sulle spalle colpe altrui. Troppo facile. Mi riferisco a quanto raccontano con particolari precisi i due siriani che abitavano sotto l'appartamento del Castagna. È una pagina processuale che secondo me dovrebbe farla rabbrividire chiunque pensa o vuol pensare che a questo punto
si possa parlare di giustizia fatta se si volesse condannare questi due. Dove? C'è una persona. È come voi, alcuni di voi. È una signora, è una donna, è una madre di famiglia. Per sua caratteristica naturale è quindi portata spiccatamente all'osservazione, alla percezione di ciò che succede nell'ambito della sua famiglia. Le donne sono così, hanno per certe cose un'attenzione, una sensibilità, l'amore per le proprie cose, per le proprie abitudini. Sono loro che tutelano l'ordine in una famiglia, lo sapete. Allora c'è una donna così. E c'è una donna che ha una qualifica professionale di tutto rispetto. È un ingegnere elettronico. Una bella persona. Il classico prototipo della donna moderna perfetta. Assolve due compiti. Porta avanti stupendamente la famiglia. Produce un'attività intellettuale di altissimo livello, perché lavora, perché gli studi che lei ha fatto sono studi scientifici ed è una persona abituata a non farsi distrarre da facili percezioni, da miraggi, da fantasie. È una persona che fa della scienza il suo lavoro, il suo mestiere, ingegnere. E questa persona si chiama, dammi il numero, che io ho bisogno, Eva Badura. È nata a Damasco, è venuta in terra italiana e abita con il marito sotto l'appartamento dei Castagna. Questa signora rincasa la notte il giorno del delitto, udite bene, ma l'atto poi lo dovrete controllare in camera di consiglio, perché l'atto peserà, viva Dio, sulle vostre coscienze. Questa persona dice: sono rincasata circa, mi pare, alle 16:30, ho conversato con una mia amica, poi mi sono messa a rassettare la casa e alle ore 6:30, 18:30, giorno del delitto, 18:30, e alle ore 18:30 io ho cominciato a sentire dei passi leggeri provenire dall'appartamento della famiglia Castagna. E aggiunge: questi passi leggeri, chioso, questi passi furtivi, io li sento, Presidente, fino alle 19:30-20. Non lo dice una volta, viene interrogata tre volte dai carabinieri. E alle domande ripetute, ma lei è sicura? Dice: li ho sentiti in continuazione, e risponde. E risponde: sono sicura. Da si cura, latino, che vuol dire
senza affanno, senza preoccupazione, vi dico una cosa, sono certa. È un termine che pesa una tonnellata in questo processo. Una persona per bene, una persona che conosce i rumori della sua casa, una persona che ivi abita da 4 anni, una persona che è abituata a sentire i rumori che vengono da sopra, e quali rumori, perché tutti sappiamo che c'erano i rumori, questa persona con assoluta certezza categorica dice: sono sicura che dalle ore 18:30 alle ore 20 lassù c'era qualcuno. Il giochetto di prestigio, Presidente, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto quando sono andati su a fare quella specie di esperimento, ma l'ha fatto col marito. La sua testimonianza è lì, l'avete agli atti, non è contraddetta da niente, da nessuno. E se voi volete condannare Olindo e Rosa, dovrete dire che ha mentito. Dovrete prendere quella dichiarazione e buttarla in un cestino dei rifiuti, perché non si scappa. Se lassù alle 18:30 e fino alle 20 c'erano delle persone, erano coloro che tendevano l'agguato e che aspettavano quelle povere persone che sono state massacrate. Non c'è alternativa, perché, e voi lo sapete, non dimenticatelo, Castagna rientra alle ore 20 e alle ore 20 nella sua casa stazionavano da un'ora e mezza gli assassini. Altro che venir cianciare per ore e ore nella confessione di Olinda del sangue, e via, è tanto sangue, qui il sangue arriva sempre dappertutto. Stiamo ai fatti, e forse cominciate a capire perché io ho vestito la toga in un processo disperato quando ho letto queste cose. E altre. E veniamo alle altre. Ma qui per me il processo è già finito per l'accusa, sia chiaro. È finito. E se avete dei dubbi, lei, Presidente, azioni la disposizione di legge che le consente, ai sensi del 507, di disporre accertamenti. E l'accertamento è: prendiamo quella signora, la portiamo su e facciamo un esperimento giudiziale garantito questa volta, non con Calorini. E veniamo a un'altra risultanza. Altra risultanza decisiva, Presidente. Vedano i signori come si fa l'avvocato, forse cominciano a vederlo. Cosa dice l'accusa? Cosa dice l'accusa che fanno i miei due assistiti quando, inzuppati di sangue, dalla testa a piedi, Scola su questo punto è perfettamente d'accordo con Torre, e mi pare che sia perfettamente d'accordo anche il signor Pubblico Ministero, dovevano essere lordi di sangue, da cima a fondo, 4 persone selvaggiamente uccise in quel modo da lupi mannari, un altro gravemente ferito, sangue dovunque, un mattatoio. Quindi maschere di sangue, che nella notte invernale di quel giorno escono come razzi
dall'appartamento dove è venuto il delitto e si rifugiano nella loro lavanderia, Presidente. Così dico. E aggiungono, speculando sui minuti, poi vedremo come. 4-5 minuti di tempo ce l'hanno. E come diceva bene Sghembri, per cambiarsi, per vestirsi, per prendere i nuovi abiti, muoversi per la stanza necessariamente, poi per mettere tutto, udite udite, in un sacco, e col sacco in spalla, quatti, dopo 4-5 minuti, uscire dalla lavanderia e attraversare la corte, sempre Presidente, con un bel sacchetto grosso così sulle spalle. Nessuno li vede. Dice così l'accusa. 4-5 minuti, non è di più. Ha cercato di accorciare al massimo la deambulazione di quel povero cane incontinente, dicono, ma insomma, alla fine gli sono rimasti 4-5 minuti. Ebbene, sono sporchi di sangue, giusto? E che cosa hanno, secondo l'accusa? Hanno dei guanti di stoffa, ma attraverso la stoffa trapela il sangue, no? Hanno quindi sicuramente dei guanti inzuppati di sangue e delle mani sporche di sangue. Hanno o non hanno anche le scarpe sporche di sangue? Ma viva Dio, hanno sguazzato in mezzo un mattatoio. E hanno. Allora, mani, piedi, scarpe sporche di sangue. Ebbene, se riuscite a proiettare la fotografia, bene, se no ve lo dico a voce e perdo l'effetto scenico, ma non mi interessa. Non riesco a fare con la voce l'effetto scenico, andando alle vecchie maniere. Allora, Presidente, ascolti. Avete immaginato la scena? Arrivano, sono sporchi di sangue, da capopiedi, le scarpe fradici di sangue, le mani sporche. Per entrare in un appartamento cosa si fa, Presidente? Si vola? Si entra dai tetti? No. Si entra dalla porta. E per aprire la porta, voi la vedete, cosa si fa? Si impugna la maniglia e si apre la porta. E per aprire la maniglia, e per muovere la maniglia e aprire la porta, si sosta qualche attimo davanti alla porta? Si sosta. E c'era un servino lì, davanti alla porta? C'era. E c'era davanti alla porta anche il soprazzo? E è vero o non è vero che si arriva per la porta attraverso un selciato che è in salita? È vero. Tutto ciò, basta che guardiate le fotografie, è vero. E allora io vi chiedo, come mai, 4 ore dopo il delitto, quando i carabinieri entrano in quella lavanderia, quando guardano in ogni dove, quando sequestrano gli indumenti, quando Celesti, che bellamente dice, svegliamo Lindo, lo guardo negli occhi, sono occhi rossi di sangue, sono gli occhi del colpevole. Quindi, quando i carabinieri già vanno lì, con la convinzione che lì ci possono essere gli autori del delitto, voi potete credere che non vedano del sangue che c'è davanti sul zerbino, davanti alla porta o che c'è sulla maniglia? Non c'è. Non c'è mai stato. Non c'è mai stato. E l'hanno esaminato, Presidente. Perché altrimenti non dovremmo dire indagini elementari, ma dovremmo dire qualcosa di peggio. L'hanno esaminato, cercavano sangue, il sangue si vede e non si dica che Rosa può averlo pulito, perché Rosa sarebbe stata vista,
Se fosse uscita dopo, quando è rientrata, e fosse uscita da casa con lo scrofilaccio a pulirlo, c'era il cortile rinnovato di gente, c'erano legioni di carabinieri, c'erano anche piene. Nessuno ha visto una goccia di sangue sulla maniglia, all'entrata della porta, sullo sterrino. E nessuno ha visto una goccia di sangue sullo stesso selciato che porta a quella lavanderia. E cosa potete dire nella vostra sentenza? Che non l'hanno vista, che non hanno fatto gli accertamenti, che non sono stati capaci di pensare di fare degli accertamenti, che non hanno preso del lume, attenzione, il lume non è che sia una macchina da fantascienza, eh? È un oggettino semplice, basta farselo dare, passarlo. E cosa dovete dire in ogni caso? Sì, beh, si saranno dimenticati, non l'ha fatto, poverini. Pensavano di cercare lì il sangue, omicida, ma non hanno pensato di guardare se c'era l'impronta del sangue sulla maniglia o se c'era per terra, davanti alla porta. Si sono dimenticati? Potete dire così, benissimo. Ma allora, arrivati a questo punto, l'altra domanda è, ma in ogni caso dovevano vederlo? Sono anche ciechi? Sono anche ciechi? Queste sono le domande che la causa propone. Queste sono le risposte che i giudici devono dare prima di condannare. Altro che attestarsi su una confessione a singhiozzo, preceduta da proteste di innocenza, reiterate e continue, inquinata da una prima confessione impossibile, irrituale, illegittima, in violazione di legge, che hanno tenuto i carabinieri. Sì, confessione. Ho usato il termine giusto, Presidente. Basta che lei legga le dichiarazioni di Cappelletti, il quale, pressato dalle mie domande, a un certo punto ha dovuto ammettere che hanno parlato della causa, hanno parlato degli accadimenti di quella sera, e che lui, nessuno più di lui, li conosceva per filo e per segno, perché era il fotografo che aveva immediatamente fotografato il luogo del delitto. E qui due parentesi. Una, io non ho bisogno di citare testi, libri. Nel mio passato, purtroppo, voi lo sapete, i processi gravi ce ne sono tanti e molti dei quali ho perso la memoria. Ma uno ve lo voglio ricordare, perché voi potrete fare queste scale, salire al quinto piano, andare in archivio e troverete riscontro. E cominciamo col c'era una volta. C'era una volta due ragazzi. Due ragazzi che avevano dei problemi, per fatti loro. E in Brianza, una notte, anzi, una sera, avviene un fosco fatto di sangue. Un negoziante viene ucciso, viene rapinato e vengono sottratti i gioielli. Reato d'ergastolo, eh? Reato del caso. Vengo a sapere che questi due ragazzi sono sotto interrogatorio. E allora c'era un giudice istruttore che è una gloria della nostra città. Oggi occupa un posto importantissimo in altra sede. Telefono al giudice e gli dico, va, stanno interrogando questi due ragazzi da lungo tempo, mi pare che non sia giusto, perché allora il giudice istruttore, lei si ricorda, Presidente, era quello che poi dopo 40 giorni si vedeva l'indagine. Fulmineamente, quel grande magistrato che
quel grande magistrato chiama il dottor Pagano e dice: vieni con me, io seguito. Arriviamo lassù, Presidente, c'era la confessione dei due convenuti particolari. Persino descrivevano le fasi della rapina, indicando anche quanti anelli erano stati da loro sottratti. Naturalmente si scoprì che erano innocenti, che le confessioni erano state suggerite nei minimi particolari e sono stati assolti. Li ha salvati un oculato giudice che è intervenuto in tempo, altrimenti l'ergastolo, quello sì, non glielo aveva nessuno. Primo fatto. Non ho bisogno di citarli, come vi dicevo, colgo nella memoria del passato avvenuto qui, in questa città. Lei sa, Presidente, che qualche volta mi ritiro per le mie buone letture, per prendermi un po' di riposo, oramai le mie arterie sono stanche, a voi. Anzi, finito questo processo ci andrò, visto che è caduta la neve. E ci va anche lei, Presidente. Io ho un piccolo appartamentino a Premario, è una piccola mansarda, domina sulla valle di Bormio, quella valle morbida di un verde smeraldo d'estate, bianca di neve cristallina d'inverno, paesaggio magnifico. E ogni volta che mi affaccio al balcone mi prende una profonda tristezza, perché fatalmente il mio sguardo cade sotto, a valle, davanti a me, e incontra la chiesa di San Gallo, quella bella piccola chiesetta, oggi sconsacrata, che riposa nella valle, che dovrebbe indurti a pensieri anche di serenità. Ma ho letto un libro, di uno scrittore di Bormio, e mi ha aperto gli occhi, perché in questo libro si racconta la tragedia di Marendin e di Marianna. Marendin e Marianna, Marendin fu messo al rogo lì, vicino a quella chiesa, come si soleva fare con tutti coloro che erano ritenuti responsabili di reati nel 1600 dal tribunale dell'Inquisizione diretto dalla diocesi di Como. E c'è in questa chiesa, spiega l'autore, una stanza buia, piccola, un po' isolata dal resto dell'architettura interna. Presidente, la chiamano quella stanza il confortorio, perché la notte prima dell'esecuzione, che veniva celebrata col popolo osannato, come sempre accade, il condannato, naturalmente innocente, ma che aveva confessato, veniva tenuto lì per avere i conforti religiosi, e i conforti religiosi consistevano nel dirgli: pentiti, chiedi perdono, pentiti. E così Marendin fu ucciso, decapitato, innocente come tanti altri. Se poi volgi lo sguardo ai bagni nuovi, Presidente, le do una notizia, guardi che fino al 1962, epoca in cui
avvenne l'alluvione della Valtellina, c'era un sasso, e questo sasso, lì nel greto dell'Adda, questo sasso era circondato da un muretto. Sapete perché? Perché lì ci mettevano i condannati per confessione ingiustamente che venivano a essere loro. Questa Bormio, andiamo indietro nella storia, perché Olindo la fa parlare la storia in questo processo. Nei suoi libri, nelle sue letture, compaiono gli atti del processo, li avete lì, non a caso è riportata la colonna infame, non a caso. E questo grosso uomo infantile, bambino di cui vi parlerò, ha voluto leggere la colonna infame perché ha saputo cosa ha scritto il Manzoni. Ha saputo che i milanesi osannanti per quelle condanne date sempre perché precedute dalla confessione si sono vergognati il secolo scorso e hanno tolto la stele che celebrava quei processi della piazza di Milano. E leggendo la colonna infame è come se lui vi dicesse: io nel 2008 vengo da quei tempi, non voglio subire per una confessione che mi è stata tratta attraverso, e poi vi dirò, fermiamoci, attraverso che cosa? È bene che ve lo dico, prendimi il libro di Corriere. Quello che dice l'avvocato. Il libro di Corrias è entrato a far parte ormai del processo, a tutti gli effetti. È prova. Non è convinto, Presidente, ma io me lo trovo qui. Ha giurato che tutto quello che ha riferito è vero. Io, tra virgolette, quello che è segnato tra virgolette ha detto è vero, prendo atto, e tanto che gli ho fatto i complimenti, no? Perché tutto quello che è segnato con le virgolette, ma viva Dio, fa molto bene alla difesa, perché innanzitutto Corrias ha fatto quello che Picozzi non ha fatto, che si è guardato bene a non fare e che era suo dovere fare, l'anamnesi, cioè lo studio del vissuto delle persone che esaminava, e l'ha fatto da scrittore, è andato a sentire qualcuno che conosceva i due, e ascoltando le testimonianze che raccoglie Corrias, ecco il quadro che esce delle personalità di queste due persone che a detta di tutti sarebbero dei mostri, dei lupi mannari. Prima una premessa. Se volete voi stabilire come può essere una persona che non conoscete, ma che volete conoscere, e potete avere
delle testimonianze. Non è vero che la cosa più giusta, più intelligente da fare è quella di vedere A, come si è comportato in famiglia nella sua vita, B, come si è comportato a scuola e sul posto di lavoro. Se una persona si comporta bene in famiglia e si comporta bene sul posto di lavoro, si comincia a dire questa, fino a prova contraria, è una brava persona. E Corrias ha fatto proprio questo. Però Lindo dice, intervisto per Fernanda Tacchini. Impresa ove Olindo lavora come manovale pur cercando un lavoro come geometra. Sta 7 anni, non sta un giorno, non sta un mese, non sta un anno, sta 7 anni. E dice, lo dice, so di fare la cosa sgradita agli accusatori, ma lo dice, per me era un ragazzo d'oro. Dici così, d'oro. Lavorava bene, rispettava tutti, non faceva mai questioni. Aia! Questo testimone comincia a delineare la figura di un uomo buono, d'oro, che rispetta il prossimo. Forse comincia a venire il sospetto, ma ha recitato per 7 anni. Si nascondeva in lui poi quella belva che va, uccide tutti, stermina donne e bambini. Rispettava il prossimo, però. Non faceva mai questioni. Taciturno, al punto che era impossibile litigarci. Ai! La cosa non quadra! Prendiamo anche che non era litigioso. E aggiunge, mio figlio mi ha detto che proprio dovevi dargli una botta in testa per farlo arrabbiare. Altro che i rumori! Una botta in testa per farlo arrabbiare! Altrimenti niente. Senta, Presidente, cosa dice di questo omone? Con la sua camminata elefantesca, con le sue parole che escono sottili da un grande corpo, con le sue timidezze, con le sue inibizioni, con il suo grande, totale, oserei dire devastante amore per la sua donna. Sente cosa dice. Altrimenti niente, ti faceva un'alzata di spalle e se ne andava con quella camminata che faceva un po' ridere. Prima di dare gli ergastoli bisogna conoscere chi si vuole condannare. La sorella va in famiglia, come vi dicevo. Andiamo a vedere in famiglia cosa dicono. La sorella, quando fa queste dichiarazioni, quella povera sorella, sa che gli hanno indicato il fratello come il mostro di erba, l'essere repellente, il lupo. Il lupo che di notte, alzando le sue dita, dice, con Olindo dopo il matrimonio ci siamo frequentati poco. Olindo non è assolutamente violento o cattivo. L'ho detto anche ai carabinieri. Dov'è, Presidente, la dichiarazione ai carabinieri? Hanno fatto delle indagini, almeno su questo tema. Ma non le abbiamo lette, perché erano delle posizioni buone, che mai si conciliavano con un morente, come quello attribuito a loro. Ci sente, Presidente? No? La scuola. Si diploma geometra e Maurizio Citerio, suo professore, di lui dice, si impegnava, studiava, un ragazzo chiuso,
Dopo la scuola lavorava presso una ditta di rifiuti. È il suo destino. Povero ragazzo. È geometra, ma lui deve mettere le mani nei rifiuti. Le dovrà mettere sempre, anche al momento del suo arresto. Mi disse che si sacrificava per la famiglia. Questo è un libro. E Rosa. È rimasta piccola, come una bambola. È fragile dentro. È fragile dentro, Presidente. E sarà l'altra mia richiesta. Dovete ripensare sulla personalità di questi due esseri, prima di giudicarli. È fragile dentro e fuori. Lo dice Umberto Pusterla. E sapete chi è Umberto Pusterla? Non è un visionario, è un uomo abituato a combattere nella vita. La più bella delle battaglie, l'agonismo sportivo, perché è campione azzurro di corsa campestre e amico di Rosa da quando era ragazzo. È fragile dentro e fuori. E poi, Rosa, scusami, ma lo devo dire. Rosa potrebbe essere stata violentata da un paziente, forse uno zio, all'età di 11 anni. La madre lo dice. A un paio di cronisti televisivi e forse qualcuno qui. Così commenta Corrias con rara, delusa e forse sdegnata annotazione. Con cronisti televisivi così, en passant, come fosse una cosa fra le tante. Approfondiremo il tema. Angelo Cairoli, proprietario dell'albergo Alba Villa, è stata da noi 5 anni, 5 anni. Era meticolosa, brava, era diligente, mai una lamentela. E l'hanno descritta come una sorta di Arini che al minimo cenno di dissenso si affiamma e crea massacro. Mai un lamento. L'unico neo che mi viene in mente è che parlava. A volte era irritante, bastava voltarsi e andarsene. Una fabulatrice, un altro sintomo d'armato. E lo sapete meglio di me. Patrizio Maroni, titolare della concessionaria Honda, dice, sempre virgolettato, Corrias l'ha intervistato, brava, onesta, e nel termine onestà c'è tutto, volonterosa, ma per il resto era niente, una donna completamente senza luce, opaca, una lucciola senza luce, opaca. Si illumina ogni tanto, quando la luna. Maria Murgo, titolare della Media Press, una volta ha preso gli accappatoi a casa e me ne ha restituiti, pulitissimi e profumati. Volevo pagarla, non ha voluto niente e mi ha detto, io aiuto lei, lei aiuta me. Ogni tanto era inquietante, sembrava una poveretta. Mi faceva tenerezza, quella tenerezza che nessuno ha mai avuto dopo la carcerazione con questa povera donna che cercava di salvare il suo uomo e che avrebbe dato la vita per salvare il suo uomo fino al punto di dire ho fatto tutto io. Da queste pagine, scusate la digressione, dalle pagine del suo interrogatorio
esce una donna che nella sua semplicità, nella sua deformità mentale, nelle sue debolezze mentali costituzionali, nella sua psiche così incerta, direi disancorata dalla realtà, un punto fermo, nobile, che sovrasta su tutti e che incanta è l'amore totale per il suo uomo. E io mi chiedo chi è la donna che non volesse essere amata così. Chi è l'uomo che non volesse essere amato così? Scusate l'altro. Maria Murgo, ogni tanto era tante, sembrava una poveretta, mi faceva tenerezza, così ingenua, e certo, crede di salvare il marito addossandosi le colpe di tutto, e poi crede che assumendosene tutte e due se ne andranno a casa dopo 5 anni, così ingenua, così limitata, e dice la teste, pora stella, usa il dialetto nostro, ero sbalordita del suo nulla. Era semplice, Presidente, prevedibile, scontata. E poi, da ultimo, riporta Corrias, e ancora ti dico grazie Corrias, perché dice un carabiniere che ha indagato su di loro, dice Corrias, e lo intervista. E il carabiniere scrive, dice, abbiamo faticato a ricostruire la loro vita privata, perché non c'era nulla da ricostruire, non amici, non parenti, soli, non li andava a trovare nessuno, nemmeno Pasqua, nemmeno Natale. Ecco signori, i personaggi definiti mostri e che voi dovete condannare secondo le richieste, dovreste condannare secondo le richieste del pubblico ministero all'ergastolo, si presentano a voi nel loro vissuto, nel loro passato, così. Nessun neo nella loro esistenza, nessuna manifestazione di violenza, adempienza assoluta sul lavoro, corretto comportamento di vita totale, ingenui, vivono in un mondo loro, chiuso, dove esiste soltanto il loro. Allora, vi ricordate che prima, per una difficoltà di reperire il testo, io ho dovuto divagare e passare ad altro argomento, vi avevo detto, vi avevo annunciato che avrei parlato dell'assistenza, della difesa che ha avuto il Netturbino e la Servetta Ore. Scrive Corrias, pagina 170. Quanto dice l'avvocato d'ufficio? Il primo avvocato. Dunque, mi chiamo intorno a luna. Convocazione urgente. Alle 16 mi ritrovo nella stanza con l'occhio del carcere di Como, con i 4 pubblici ministeri schierati davanti. E lì parte la prima fregatura. Si esprime così. Gergo che io non approvo, ma che come abbiamo sentito anche qui in udienza ormai pare che gli avvocati se lo possano consentire anche con i colleghi. E parte la prima fregatura. Mi dicono che per eccezionali ragioni di cautela i miei clienti non potranno esercitare il consueto diritto a un colloquio riservato con il proprio difensore. Ma come? Non si può. E anche se c'è una sentenza della Corte Europea del 12 maggio favorevole a quel diritto, in ogni circostanza, loro niente, se ne sbattono, perché la legge italiana la consente. Ci dispiace, eccezionale cautela, così io non posso far niente, neanche confrontarmi un minuto con i miei clienti, e mi ritrovo lì, senza conoscere le carte,
con loro quattro schierati davanti, e aggiunge: come giocare una partita di calcio in 3 contro 20. O mente Corrias, o ha mentito l'avvocato, oppure se questo fatto accaduto è molto significativo, o no, su quello che è stata la difesa che lo Stato italiano dice di garantire ad ogni persona. Ma in ogni caso, a prescindere da questa considerazione, Presidente, io adesso le chiedo: ma è mai possibile che tutti noi, tutti gli intellettuali, dal primo all'ultimo, debbano propalare il 420, il diritto della difesa, deve essere garantito a tutti, la Costituzione proclama che nessuno è colpevole fino a prova contraria? È possibile che in una nazione questi principi vengano strombazzati ad ogni piè sospinto, e poi di fronte a un'imputazione così grave, dove si discute della vita di due persone, della morte civile di due persone, si scelga i bussolotti, un avvocato qualsiasi, lo si metta lì, tanto da fargli dire: sono 1 contro 20, non posso far nulla, e in effetti nulla fece, se non quello di trasmettere. Altro capitolo desolante, se non quello di trasmettere alla Procura della Repubblica la cosiddetta confessione psichiatrica che costui ha affidato a quello che doveva essere il suo medico curante. Ma Presidente, ma sono pagine sconvolgenti che saltano fuori questo processo. Qui c'è gente che è venuta meno il suo mandato. In quel libro, Presidente, è stata pubblicata anche la cosiddetta confessione psichiatrica di Olindo. Quella non è stata mandata in procura. Allora, come è pervenuta a Corrias? E Corrias, con grande onestà, ha detto: non ve lo dico, può farlo. Si trincera dietro il segreto professionale del cronista, che io rispetto. Io, e se lo ricordino tutti, che posso vantare anche l'onore di aver difeso qui, a Como, quando ero arrestato, a Cantù, un validissimo giornalista che si era rifiutato di dire qual era la sua fonte di informazione, e fu assolto. Quindi, giusto il comportamento di Corrias, ma ingiusto il comportamento di quelle persone che possono essere individuabili facilmente, che gli hanno trasmesso anche la confessione presunta psichiatrica di Olindo. Per quella confessione non possono dire che è la conoscenza di tutti, perché è mandata in procura. Chi l'ha passata? E non c'è dietro questo fatto, oltre che la lesione di principi deontologici elementari, la lesione del diritto penale, Presidente, non c'è? L'avvocato d'ufficio, rosa, balbettante, recita la parte, e poi vi dirò: senta Presidente, io comincio a avere un po' d'affanno. Mi lascia 2 minuti di intervallo. Sì, ma verso 1:30 comunque sospendiamo. Adesso che ora è? La 1. Dai, vado avanti mezz'ora. Allora. Poi finisci o poi in proseguo? Presidente, non la diverto più, mi preoccupa. Lei una volta mi diceva che non, mi dava torto, però mi piaceva come discutevo. Si vede che sto invecchiando. Tutti e due. Andiamo in questione. Certo, Presidente, che certe cose non le abbiamo mai viste. Allora, dovete sapere che c'è una tecnica vecchia come il mondo, che dicono che sia una tecnica terapeutica. E qual è? È quella di dire al proprio paziente: senti, tu adesso, io devo capire chi sei, tu
adesso devi immedesimarti in una storia, in questa storia, e devi cercare di esporla, recitarla come se tu l'avessi vissuta. E sapete come si chiama questa tecnica? Psicodramma. Psicodramma. Largamente praticato. Quella povera donna là, quando viene sentita da Picozzi, fa un racconto che è al tempo stesso incredibile, inverosimile, osceno. Mescola. Non ho bisogno, vado a memoria. Mescola. L'orrido con l'irreale. Intinge in realtà macchie di disperazione e di errore. Induce anche il più accanito degli accusatori, questo è stato detto in una delle tante seguite trasmissioni televisive che si concludevano sempre con la condanna dei due, inducono nell'ascoltatore ad ammettere una prima verità, che penso balzi chiara alla mente di tutti, che l'abbiate intuita anche voi. Ma insomma, se questa donna veramente stava confessando il vero, come mai a un certo punto dice il falso e lo inventa? Con parole crude, con parole da esaltata, con espressioni incredibili, con una credine forzata. Mi riferisco all'accusa di violenza carnale che muove ad Azzozza. Io vi confesso, per Azzozza ho una sorta di simpatia, perché è forse stata l'unica persona che in questo processo ha sempre assistito con compostezza estrema, avendo sofferto il carcere, avendo sofferto le vicissitudini dei processi, probabilmente ha una sensibilità spiccata, vuol capire. E poi, al di là di questo, l'ho visto. È un uomo indubbiamente che piace, un uomo che piace, lo dicono tutti. C'erano le ragazzine che chiedevano gli autografi appena lo vedevano. Non ha bisogno di rosa. Ma non ci credo. Ma non ci credo neanche un po'. È un'invenzione di Rosa quella violenza carnale. Ma vedete, è un'invenzione che al tempo stesso vi dà la prova della follia di Rosa, delle fabulazioni di Rosa, della inattendibilità delle sue dichiarazioni, perché non è l'accusa di abuso così, che una donna fa sempre con un certo sforzo. Una donna dice, vabbè, tizio ha abusato di me, e cercate di capire perché vi dico tutto. No, lei entra in particolari che sono, come vi dicevo, sceni, quasi compiaciuti, ricrea il rapporto che avrebbe, di natura sessuale, che avrebbe subito con dei particolari. È venuto in fretta, si gloriava di essere venuto in fretta, diceva che con sua moglie non veniva così in fretta. E qui commette un grosso errore che qualsiasi uomo sa, perché l'ultima cosa di cui si può vantare un uomo è di venire in fretta. Scusate. E scende questo, è entrato dentro di me, sento la puzza, e lì sulla puzza divagazioni pazzesche. La sento, continuo a sentirla, la sento in cella, mi perseguita. E allora mi sono lavata, sì, mi sono lavata una volta, due volte, 100 volte, e sbarra gli occhi e guarda probabilmente Picozzi, il quale gli fa segno d'assenso, sì, vai bene, vai, continua.
È una scena allucinante. Allora, mente? Sicuramente mente. Inventa? Sicuramente inventa. È inattendibile? Sicuramente inattendibile. La violenza di Gesù non l'ha mai saputa, non l'ha mai subita. E allora perché deve essere vera, Presidente, l'altra parte in cui confessa un delitto impossibile, addirittura risuscitando i morti? Ma l'avete esaminata? Bene? Al di là delle suggestioni facili, quella confessione psichiatrica, quando lei dice che colpisce le donne si rialzano e dicono ma cosa fai, ma parliamo un momentino, poi ricadono, si rialzano di nuovo, è una ricostruzione del delitto, paradossale, cadono per terra, si rialzano, parlano, ci sono gli intermezzi di conversazione fra un colpo e l'altro, fra una frattura del cranio e l'altra, parla con le sue vittime. Segno che qualche cosa in questa povera donna non funziona e che è facile poter far leva su tutto ciò. Alla confessione i piccozzi poi se ne aggiungono altri. Ma la prima confessione vera qual è? La prima confessione vera è quella che ci dice Cappelletti. Ed è paradossale. Perché Cappelletti alla fine dice, l'ha ricordato anche Sendri, ma io lo devo sottolineare, dice che quando giungono in carcere i carabinieri, e ricordatevi dopo che da ore e ore i due protestavano la loro innocenza, questi due carabinieri ci vengono a raccontare che dopo 3 minuti già loro intendevano confessare. Ma come? Per ore e ore, braccati dai pubblici ministeri, che procedono con la consueta intelligenza, per carità, con la consueta capacità professionale, per ore e ore costoro continuano a dire no, non abbiamo come sollevare. Poi arrivano due carabinieri, in 2 minuti, li guardano in faccia. Questo è il processo di coloro che guardano in faccia e capiscono tutto. E in 3 minuti sono già in grado di telefonare, dicono loro, al procuratore della Repubblica, e non è vero perché il procuratore della Repubblica questa telefonata subito non credo che l'abbia ricevuta, sono in grado di dire che dopo 3 o 4 minuti costoro hanno detto confessiamo. Non solo. Ma poi aggiunge anche che nel corso delle famose 4 ore costoro ammettono la responsabilità, si parla del processo, lui, Cappelletti, che sa tutto degli accadimenti di quella notte, si parla di tutto, dei canarini, ma si parla anche del processo, e guarda caso si dice, è vero, e lo dicono con fatica, pressati dalle mie domande, è vero. Abbiamo promesso uno sconto di pena, abbiamo detto che poteva avere uno sconto di pena. Ora, Presidente, io le chiedo, quale sconto di pena? E dico, quando una persona è disperata, quando le si dice che oramai si apriranno le porte del carcere e si lucceranno per tutta la vita, e gli dà la speranza di poter uscire dopo poco con la tua moglie, ma tutto uno può fare, è disperato, è messo di fronte all'ineluttabile. E guardate che quando Lingo vi dice, ma mi hanno detto che in fondo è potuto uscire tra 5 e 6 anni, e questo a questo punto mi sembrava il minore dei mali, gli posso aver fatto il solito ragionamento, rito abbreviato, generiche, riduzione di un terzo, prevalenza delle generiche sulle aggravanti, liberazione condizionata a 10 anni, fate i conti. In fondo in teoria si potrebbe benissimo ammanire la balla che dopo 7-8 anni può anche uscire. Poi si guarda intorno, vede cosa succede nelle nostre carceri, ci sono coloro che hanno compiuto stragi con uccisioni di 10, 20, 15 persone, si sono pentiti e oggi sono liberi cittadini dopo aver scontato un anno sino di pena.
E questa è la storia che c'è in tutte le carceri, è la voce che corre. Pentiti, ammetti, sei incastrato, sei rovinato. Rosa, in più occasioni, si esprime con due sortite che sono al tempo stesso drammatiche e sbalorditive e che fanno capire qual era il suo stato d'animo. E sono queste le espressioni. Si rivolge ai pubblici ministeri e dice 3-4 volte, Presidente, non torturate Olindo, non fategli del male, vi prego, non fategli del male. Il terrore di Rosa è che possano torturare suo marito, possano fare del male a suo marito. Ancora una volta la stranezza del suo comportamento, la debolezza della sua psiche, anzi, le enormi lacune della sua psiche ingigantiscono in lei una paura che è irrazionale. In quel momento Rosa è convinta che il marito è sottoposto a un supplizio. Non torturatelo, non fategli del male, vi prego. La paura della tortura è grande come la paura che la tortura causa. Volete un esempio storico? Che si adatta perfettamente? Galileo Galilei, quando era sotto torchio, perché commettesse la famosa viola, era vecchio, era malato, cominciò ad avere problemi di cecità. A Piura, per evitare la tortura, e questa è storia, per paura della tortura, Rosa ha paura che il suo uomo venga torturato e si getta davanti al suo uomo sacrificando se stessa e dice: sono io la responsabile di tutto. E qui fra i due si scatena una gara a chi più si addossa le responsabilità, a chi più dei due cerca di salvare l'altro. E Olindo risponde: no, allora vi dico qual è la verità, sono io che ho fatto tutto. Ma scusate, ma non vi sembra una scena grottesca? Ma così avvengono le confessioni nel nostro paese? Ma così? E queste confessioni sono credibili? E sono credibili le confessioni quando sono precedute, come vi ha ricordato Sghembri, da quell'intermezzo in cui i due si possono incontrare in carcere, naturalmente sotto controllo delle solite cinici, quindi non pensano di essere sentiti, e lei dice a lui: ma cosa facciamo? Ma non abbiamo fatto niente, ma tu non sei salito. E lui comincia a avere dei cedimenti. Lui comincia a pensare a quello che gli ha detto fino a chiaro. Lui comincia a essere più concreto. Lui comincia a pensare: tanto siamo spacciati, non ce la facciamo più. E cerca di far capire lei: ma cosa dobbiamo fare? E lui probabilmente già comincia a balenare il proposito, come dice poi: facciamola finita e vediamo se possiamo, non lo so, se facciamo così prendiamo anche dei benefici e ce ne andiamo a casa. Ma è un bambino, prendiamo i benefici e ce ne andiamo a casa. È convinto che confessando se ne va a casa. Uno è convinto che confessando se ne va a casa, l'altra è convinta che gli stanno torturando il marito. Bella coppia. Sono dati di fatto, sono documenti di causa, e queste non sono suggerimenti o invenzioni degli avvocati, questa è storia processuale.
andiamo a casa, belli e tranquilli, dirà, andiamo a casa, ma confessiamo tutto, andiamo a casa. E quando fa la confessione, vuole avere lì Pino Chiaro, vuole avere lì Gallorini, e in quelle stanze, in quella stanzetta piccola, non so se la conoscete, ma lei Presidente forse l'ha vista qualche volta, del carcere, quante persone c'erano? Tutte lì attorno, non uno sguardo amico. L'avvocato che pensa, ho preso la fregatura. Ecco il confronto che ha. Ah. Poi c'è anche l'altra registrazione, che non cambia molto il discorso, che si nota anche la fatica con cui gli inquirenti riescono a ottenere le prime rivelazioni, e poi c'è il colpo magistrale, l'intuizione, per quanto riguarda l'uso della leva psicologica che porterà i due a confessare. E c'è da descrivere. E ci dicono che era stato individuato in un lingo la persona più debole. Rosa opponeva resistenza. Bisognava proiettarsi il suo lingo, bisognava dedicarsi al lingo, bisognava far leva sull'affetto protettivo di un lingo nei confronti di Rosa. Nessuno ha pensato mai di disporre una perizia psichiatrica. E non l'hanno pensato semplicemente perché l'opinione, se è vero quello che scrive Corrias, ma non è stato smentito, se è vero che Corrias scrive che conferendo con un pubblico ministero, il pubblico ministero gli avrebbe detto no, io ho capito che queste persone sono semplicemente dei criminali, non hanno nessun disturbo psichico, e li ha definiti due quadrupedi. Un quadrupede, giusto. È una definizione perfetta. Non fa mai dire. C'era magari un po', direi, di disprezzo, però è giusto. Ma allora, si riconosce che costoro sono una sorta di scherzo della natura, cioè un corpo solo, però due gambe ciascuno, esattamente quello che diciamo noi. Una coppia che vive in simbiosi, come i licheni, una coppia che vive isolata dal mondo, una coppia che nell'isolamento trova ogni ragione di essere, una coppia che si dedica completamente, in cui uno si dedica completamente all'altro. C'è una completa spersonalizzazione dell'individualità. Sono due esseri che vivono la vita di uno solo. Non hanno contatti col mondo esterno. A loro il mondo esterno non interessa. Non hanno relazioni col prossimo. E sono quindi individui facilmente esposti alla suggestione o alla intimidazione. Quando temono, questa coppia siamese teme di essere separata. È il più grande dramma che gli possa capitare. Guardate che l'assurdo è questo. La più grande paura di costoro, e penso che l'abbiate capita tutti, è la separazione in carcere. Vi ha detto la Mercanti, e l'ha ripetuto più volte, che la loro idea delirante o comunque prevalente
e di poter avere una cella in comune. Ora ditemi voi, se da persone normali, con il rischio di essere condannati all'ergastolo, pretendere, rivendicare, urlare addirittura il diritto, in base al loro matrimonio, di avere una cella matrimoniale. Vi sembra normale? E per quanto riguarda poi le condizioni psichiche generali, la Mercanti è stata molto chiara. E al di là di quelle che possono essere le risultanze degli psichiatri del carcere, che eseguono delle visite soltanto ai fini di verificare se permane la volontà suicida di Olindo, volontà suicida verificata dalla Mercanti, la Mercanti inizia i colloqui il 7 marzo 2007 e dice che in questa prima fase, che dura qualche settimana, dice che Olindo appariva diffidente, logico, dopo quello che ha subito, e a domande precise non ammetteva di avere commesso i fatti, non si collocava come soggetto che li aveva compiuti, diceva però di avere confessato, vedete? Ammetteva la confessione, negava però di avere commesso i fatti. Questa fase dura 6 settimane, 2 mesi. Poi subentra la seconda fase, che dura sino ai primi d'agosto, quando poi la Mercanti va in ferie, e Olindo dice, inizia ad essere più loquace, parla dei suoi problemi personali e in particolare della sua confusione mentale, che lo affliggeva, e dei suoi vuoti di memoria, e parla dell'intenzione di suicidarsi. I vuoti di memoria di Olindo sono ricorrenti, sono dimostrati, e sono anche dimostrati dalle sue, dai suoi interrogatori, quando continua a dire a piene mani non mi ricordo, io devo avere in memoria, e parla di confusione mentale la psicologa. Poi c'è la terza fase e siamo alla fine d'agosto, torna dalle ferie la Mercanti, Olindo comincia a dire che quella sera non era salito, non era andato sopra. Dice che quella sera si è addormentato, di aver steso una coperta rossa sul divano, di essersi svegliato dalla moglie e di essersi con lui recato al McDonald's. Dice che consiglia Olindo di riferire questi fatti agli avvocati. Continua a parlare di volontà suicida dicendo: fino al processo starò buono, non farò nulla. Se sarà fatta giustizia, se mi permetteranno comunque di stare con mia moglie, nulla accadrà. Se no, procederò nel mio era convinto, dice, che la pena dovesse essere divisa in due. Mi ha messo in testa anche questo. Perché diceva, se le persone accusate di un delitto sono due, le pene devono essere divise per due. Ammise, dice sempre la Mercanti, ammise che si presentava agli altri detenuti come un mostro di erba e rideva. Poi passa a tracciare il profilo psicologico e dice: è una persona con caratteristiche infantili, suggestionabile, scarsa fiducia in sé, attribuisce significati ostili a situazioni benevole, difficoltà a ricordare, non ricorda nulla. Ha una individualità spersonalizzata, c'è una fusione di personalità fra i due, c'è un distacco dalla realtà, l'idea delirante della cella matrimoniale, invocano l'istituzione del matrimonio appunto per poter avere questa cella matrimoniale. Ecco, ora io mi domando, ha avuto una visita psichiatrica che non era visita psichiatrica, ma è stato semplicemente una esibizione scenica per ottenere la confessione, per mandarla sui libri e per inviarla in procura. Però qualcosa Picozzi ci ha lasciato dentro.
e sempre grazie a Corrias, lo sappiamo. Perché a pagina 219 Corrias dice che Picozzi così si sarebbe espresso: Polindo è un paranoico puro, convinto che tutti complottino contro di lui e contro loro, è il gregario della coppia simbiotica. Allora, quando si parla di paranoico puro, si indica una patologia mentale gravissima, o no? E di Rosa? Rosa ha forti disturbi della personalità. Lui, ripete, alludendo Lindo, ha problemi di tipo paranoido. Insieme si salvano e si rafforzano. Lei si stacca completamente dal mondo. Lui ha tentato. Come si possono ignorare? Io ripeto, Presidente, come si possono ignorare questi atti che sono oramai patrimonio del processo? Prove. Sono parole che senza ombra di dubbio Corrias attribuisce a Picozzi, e se queste parole ci sono e se queste parole sono vere, la diagnosi è chiara, forte, insormontabile: paranoia. E come si fa a ignorare quanto qui davanti a voi ha detto una persona che mi ha esaminati a lungo sotto il profilo psicologico, la dottoressa Mercanti? Io ho ricordato le sue frasi quando definisce costoro individui dotati di una personalità anormale, quantomeno normale, atipica. Come si fa a ignorare tutto ciò? Come si fa a non porsi la domanda? E lei sicuramente se la deve essere posta: ma perché li hanno portati qui senza una perizia psichiatrica? Perché? E noi chiediamo che voi interveniate. C'è tempo ancora. Che voi disponiate questa perizia psichiatrica. Perché, e qui dovevano capire poi coloro che si presentano schierati ogni sera in televisione, pronunciano vittorie e proclami contro gli avvocati, sono sempre loro, e commettono un sacco di errori. E qui deve essere chiara una cosa, Presidente, che prima scuola, buona scuola del difensore, quando dal suo assistito gli viene detto "io sono innocente", buona scuola del difensore, e che vada a una scuola a impararle queste cose, è quella in primis di sostenere l'estraneità del proprio assistito al reato contestato, poi deve fare marcia indietro e deve avere un po' di umiltà, un po' di prudenza e dire: può la Corte non condividere la mia richiesta di assoluzione, e in tal caso allora è giusto che io effettui, propongo la subordinata. Ed è quello che sto facendo, Presidente. È giusto che io richieda a nome del Collegio di, eventualmente, qualora non condividiate la nostra opinione, di mandare a sosti costoro prima di stabilire se costoro erano al momento dei fatti completamente consapevoli o non consapevoli o in parte non consapevoli. Non costa nulla fare un accertamento del genere. Avete tutti gli elementi per sospettare che nelle personalità di costoro ci sia sicuramente un disturbo grave della personalità. Nessuno in quest'aula, a fronte del pericolo di un ergastolo, direbbe: la mia paura più grande è la separazione da mia moglie e voglio una cella matrimoniale. Basterebbe questo. Ma ritorniamo. Sì, grazie Presidente. Torniamo in mezzo.